Salvare la pastorizia, cioè permettiamo che i pastori ancora pascono, sarà una dimenticanza. Poi volevo chiedere due cose, si parla del medesimo dirigente rispetto a oggi, chi è questo dirigente che sta gestendo il tratturo? Sono sotto interrogatorio, la chiedo. No, ci mancherebbe. Grazie, no, che altrimenti mi consente anche di avvalermi alla facoltà di notizia. In questo caso è l'archivio di Tassi, sempre l'archivio di Tassi. Dunque, sempre parlo per me come pastore, sì, ma penso di interpretare anche la preoccupazione degli altri pastori. Stiamo parlando di un bel progetto, perciò sono venuto qua, ma ho sentito che si sta lavorando, cito le parole, a un interessante progetto di sdemanializzazione del tratturo? Di sdemanializzazione del tratturo, diciamo, le parti del tratturo che possono essere sdemanializzate. Potrebbero essere sdemanializzate. Quelle aree. Senta, lei oggi conosce la realtà, lei fa il pastore, conosce la realtà dei tratturi. È purtroppo molto bene. Okay. Quindi lei sa dell'utilizzo improprio che oggi si fa dei tratturi? Assolutamente, ci riferiamo a. E noi vogliamo evitare questo utilizzo improprio. Le sembra una attività o un'iniziativa politica impropria? No, siamo forse nella sede sbagliata, è quella opportuna per sapere che cosa è la sdemanializzazione del tratturo. Assolutamente sì. Forse posso rispondere. Cioè, le attività demaniali non vengono sdemanializzate per farne un uso economico, una discoteca, ma vengono rimesse nel flusso tratturale. Liberate quindi da quelle incombenze amministrative che fin qui si insistenti. Questo è il si sta parlando di aree che sono compromesse per il luogo che hanno rivestito nei tempi passati, cioè lì dove hanno costruito le case, dove hanno costruito le opere pubbliche e quant'altro. Non possiamo farci mandare le persone come lei a continuare a pascolare, perché dove ci sono le scuole, dove oggi ci sono le scuole, dove oggi ci sono le ville, dove oggi ci sono. E attenzione, sono stati sdemanializzati, abbiamo fatto le caserme dei carabinieri soprattutto. Purtroppo non abbiamo potuto controllare e questo ha ragione, questo. Perciò stiamo procedendo, come ha detto l'assessore, stiamo procedendo in una... Perché io 15 anni fa ho dovuto fare una lettera all'ufficio tratturi per chiedere il permesso per un anno e mezzo di attesa per poter pascolare col mio credito. Dopodiché ho dovuto scrivere una lettera di fuoco che la metterò sul blog per sapere, ma scusate, tutta questa prassi che la mia azienda sta seguendo, ufficio tratturi, il Coreco, cos'altro mi hanno messo a fare, a se era abbastanza grande o troppo piccolo il tratturo per il mio numero di animali, era stata seguita per elettrodotti, metanodotti, campi sportivi, caserme dei carabinieri, immondezzai, strade bianche, strade asfaltate, all'epoca non c'era l'eolico selvaggio e neanche quello da pensare che verrà. Tutto questo un anno e mezzo di attesa per 2000 anni di storia e forse milioni di anni, perché questo il tratturo viene fuori dal movimento degli animali preistorici e poi ce lo siamo presi piano piano noi animali un po' più pensanti. Tutto questo, un anno e mezzo di attesa, lo sapete che la risposta mi è arrivata? Appena è arrivata la raccomandata ricevuta di ritorno in assessorato all'ufficio tratturi con un protocollo del giorno precedente, dopo un anno e mezzo di attesa. La risposta è stata spedita da quell'ufficio il giorno prima. Però chiariamoci. Ma se abbiamo un'idea di pubblica amministrazione diversa, io prima di venire a fare l'assessore regionale, sono nominato assessore regionale, ho fatto il sindaco per 6 anni, l'ho fatto fino a 2 mesi fa, quindi i suoi problemi sono i problemi che io quotidianamente affrontavo nella mia azione amministrativa, e sui tempi amministrativi credo di non aver mai lesinato un secondo di energia della mia vita, quindi sui tempi amministrativi noi daremo risposte adeguate, ma ancora di più le dico che quello che lei mi ha
sollecitato in termini proprio di reazione dialettica è proprio, mi conforta su quello che le dicevo inizialmente, in assenza di una attenta pianificazione, lei di risposte non ne avrà mai, quindi l'esigenza della pubblica amministrazione di dare risposte al cittadino pronte, esaurienti, nasce dalla circostanza che la stessa deve organizzare la propria macchina amministrativa e deve essere in grado di fare pianificazione sul proprio territorio. In assenza di un'organizzazione della macchina burocratico-amministrativa, in assenza di una pianificazione, lei aspetterà questa volta un anno e mezzo, la prossima forse due anni e mezzo, perché se non c'è pianificazione non avrà risposta. L'idea di sdemanializzare è un'idea di ricostruzione e di salvaguardia di ciò che resta, non di ciò che è stato, dove oggi c'è la caserma dei carabinieri. Se lei pensa che mai un politico o un'azione politica possa abbattere la caserma dei carabinieri o il parco dei giardini o quant'altro, farle tornare a lei o chiunque sia a ripascolare le sue pecore, probabilmente sia un ritardo anche dal punto di vista logico. Non è così, dobbiamo cercare di rimettere in piedi una esigenza di tutela che è ciò che resta, ma fatta seriamente. Lo si può fare solo attraverso un'azione di programmazione adeguata e di tutela di questo territorio. Lavoriamo insieme per questo tipo di iniziativa che è finalizzata, torno a dire, a salvaguardare un patrimonio che non è certo solo regionale, ma è addirittura, come riteniamo esserlo, è dell'umanità. Posso chiedere una cosa? Se con la demanializzazione dei trattini è accaduto quel che è accaduto, con la sdemanializzazione si avrà un miglioramento della situazione? Forse abbiamo introdotto un tema al quale non siamo... Ascoltate un attimo, demanializzazione significa che verranno... resi non più demaniali quei suoli dove che già sono occupati, che sono compromessi, vale a dire che non hanno più la funzione di cui... allora chiariamolo questi cose, lo stiamo chiedendo, non si riesce a capire questa cosa. Quindi non è che noi siamo, addirittura la norma prevede che bisognerebbe ricreare anche con l'esercizio dell'esproprio la continuità del percorso d'attuazione, per cui adeguiamoci prima a quello che dice la norma, poi successivamente critichiamo quello che, perché quello che si sta facendo con l'appoggio dell'assessore è appunto rendere sempre più vivibile il tratturo, la finalità è quella con quello che si sta dicendo oggi. Quindi siccome ci sono delle compromissioni dovute anche ad un abuso non controllato e non controllabile evidentemente, perché comunque sono 4.000 chilometri, ci sono 40 ettari di... quando sono 4.000 ettari di suolo, è incontrollabile. 400 questo lo è, anche perché le amministrazioni non hanno poi questa funzione. Noi stiamo cercando di togliere quello che non serve più come trattura e far rimanere quello che è salvabile. Che non è più utilizzabile. Il concetto è questo, quindi sdemanializzare significa togliere la parte marcia del trattura. Il discorso sull'UNESCO è sicuramente importante, tutto qua. Però c'è una considerazione che volevo fare. Io mi chiamo Pasquale Sardello e sono stato per 30 anni, mi sono occupato di tratturi. Una, la tutela si fa con l'uso. Per quanto attiene alla valorizzazione, dico molto semplicemente, mutuando un concetto dall'economia, il valore è la capacità di un bene di soddisfare un bisogno. Ora, valorizzare il tratturo significa che ormai, con il carissimo amico Mario ci vediamo tutti i giorni e sappiamo che la pastorizia sul tratturo è sicuramente un fatto che potrà riprendere piede, ma non avrà mai più quello, l'importanza che ha avuto nel passato. Invece dico una cosa molto semplice, partendo anche dall'aspetto demanializzazione di queste aree irrimediabilmente compromesse. Ci sono due o tre cose che bisognerebbe fare, io le ho sintetizzate in un progetto che mi auguro di sottoporle al più presto, e sono queste. Uno, ripristinare la continuità dei tracciati, che oggi naturalmente è frammentata. Non ha senso parlare di tratturi se non c'è continuità, la loro messa in sicurezza e soprattutto fare in maniera che il tratturo divenga un'infrastruttura al servizio di un nuovo tipo di turismo. Si faceva accenno a un target particolare, il turismo sul tratturo. Questo significa soprattutto mirare alle aree interne, questo significa soprattutto valorizzare i 76 comuni che hanno i loro territori attraversati dai tratturi e dare una spinta fondamentale alle piccole attività
diciamo, di tipo ricettivo turistico che già esistono. Ripeto, su queste cose entro una settimana farò in maniera di farle avere una sintesi di questo progetto che è imperniato su queste cose. Quando si parla di tratturo non si può deviare da questo. Faccio un esempio e chiudo. Il Lingotto era una fabbrica negli anni 30, oggi è il Buburg di Parigi, di Torino si può dire, no? Allora, o noi diamo una nuova funzione a queste infrastrutture, oppure meglio non parlarne. Ma mi sembra che io abbia detto le stesse cose. Io sono stato sordo a Roma. Io arrivo in assessorato alle 9 del mattino e me ne vado tardi, mi trovate tutti i giorni là, all'ultimo piano, non neanche la, purtroppo il tempo di scendere al secondo piano, al primo piano e fare un giro per gli uffici, sto sempre là. Ricevo in continuazione decine di persone al giorno, se qualcuno di voi mi avesse chiesto un appuntamento a quest'ora sarebbe stato abbondantemente ricevuto, avrei ascoltato quelle che potevano essere le vostre esigenze in ordine ai tratturi, così come ho ascoltato le esigenze di altri soggetti che dei tratturi sono interessati, e vi posso assicurare che oltre voi ci sono decine e decine di associazioni che si sono fatte sentire e mi hanno prodotto documenti in relazione alla tutela del tratturo, e ognuno di voi vi posso assicurare alla medesima esigenza di tutela seria del tratturo, con magari evidenze diverse. Io non vedo la ragione per la quale non si possa mettere in rete tutte queste belle risorse che nascono dal privato che il tratturo lo usa, dalle associazioni, da imprenditori che hanno attività commerciali che potrebbero risentire in termini di beneficio di questa preservazione del tratturo, e accompagnare un percorso che può essere di grande mediazione tra l'intervento dell'istituzione pubblica e questi soggetti. Quindi io non vedo nessun tipo di difficoltà, anche in ordine a delle scelte di pianificazione territoriale che dovrebbero interessare tutti. E qua non si parla di rifare l'immagine dei tratturi, qua si parla di sostanze identitarie. Quando parlavamo di innovazione di progetto, faccio un esempio, la caserma dei carabinieri, stiamo dicendo di pompieri, potrebbe essere riconvertita in una struttura di accoglienza per i turisti di eccellenza. Cioè c'è anche un modo di riqualificare i luoghi come si dice, disastrati, e c'è la possibilità e la capacità di importare anche nuove tecnologie per sanare ciò che è stato distrutto, qualificare ciò che è stato allontanato dalla specificità tratturale. E in questo senso dico la riconversione di piccoli boschi, cioè ci sono tanti modi, tecnicamente poi facilmente, terrazzamenti da risanare, prego, dica. Vabbè, grosso modo si è capito, l'innovazione di processo è in questo. L'intendenza ha compiuto degli atti, mi pare nel 2011, per salvaguardare i tratturi dalle concessioni, quelle che distruggono il tratturo. Oggi, dopo 2 anni, la distruzione continua ancora da parte di coloro che non lo usano bene. Lei come assessore l'ha recepito questi documenti della sovrintendenza? Non sarebbe stato meglio varare una legge di reintegra del tratturo? Noi come Italia Nostra non è che chiediamo che venga distrutta la caserma dei carabinieri laddove è stata costruita, ma che almeno ciò che resta di tutto il patrimonio tratturale, che sono ben 430 chilometri, vengano salvaguardati. Si diceva delle concessioni, a me pare che ci sia una contraddizione di fondo da parte della Regione. Mentre fare delle leggi per la salvaguardia del tratturo, ancora continua a concedere che piccoli proprietari possano farci il comodo loro. E meno male che lo fanno, perché se non lo facessero il tratturo non sarebbe più riconoscibile. Le colture agrarie hanno salvaguardato un po'. Il discorso evidente, lampante, l'abbiamo con la taverna di Riva Limosano. Riva Limosano, lì doveva essere adibita a un mega albergo, ristorante, che cosa volessero fare, non potendo applicare altro vincolo la sovrintendenza disse che quel sito
doveva essere ricostruito così come è stato ai tempi della transumanza. Abbiamo salvato un monumento nazionale, potremmo dire, se dovesse andare in porto l'idea, e noi ce lo auguriamo, di far entrare i tratturi come patrimonio dell'umanità. La regione, ripeto, a mio avviso, deve varare una legge univoca, chiara, leggibile da parte di tutti, che dica che quello che è stato, non vogliamo che si torni indietro, però d'ora in avanti il discorso dovrebbe essere tutto innovativo. Grazie. Su questo aspetto ci troviamo assolutamente d'accordo, mi sembra anche molto calato nella realtà. Cerchiamo di, quello che ho sempre riferito, cerchiamo di salvare quello che oggi è ancora preservato e non attraverso dei voli pindarici o delle azioni esclusivamente dialettiche tentare di recuperare ciò che non è recuperabile. E in questo senso io credo che, rispondendo anche alla prima domanda, l'interazione tra la pubblica amministrazione ai suoi diversi livelli istituzionali, che vada dall'assessorato alla soprintendenza, non possa essere che esclusiva, per non dire necessitata nel caso di specie. Quindi è evidente che noi riprenderemo un discorso della soprintendenza finalizzato ad una condivisione di obiettivi, chiaramente, ma addirittura è ancora meglio una condivisione di strategie che ci consentano di perseguire e raggiungere nella maniera più rapida possibile questi obiettivi. Se una modalità di preservazione dei tratturi, sino a ieri, è stata quella della concessione delle aree tratturali ai privati, sono totalmente d'accordo con te, a questi hanno consentito la permanenza di una adeguata individuazione degli stessi, che diversamente sarebbero stati occupati impropriamente e trasformati in maniera indecorosa. Invece la mera circostanza di assegnarli anche all'uso culturale doveva essere solo per l'attraversamento delle greggi, di pascolo o quant'altro, comunque ha consentito, oggi ci consente di individuarli ancora come area strategica e come luogo o spazio fisico che dir si voglia. Se questa, dicevo, questa azione non è più attuale e noi ne possiamo mettere in campo un'altra, migliore e più avanzata, perché no? Ma dobbiamo ragionare sulla, sempre per non astrarsi alla realtà, per quella che può essere l'azione migliore e più avanzata. Grazie.